Ciao a tutte, questo è il mio primo video. Sarà un tutorial sui toni del marrone sui color carne con un po' di brillantini. È un trucco che scelgo comunque ogni giorno, va benissimo per la scuola, va benissimo per l'università, per il lavoro, per l'ufficio. E niente, se vi piace seguitelo. Ciao! Ciao ragazze, ciao ragazzi! Mamma mia, io rivedermi così piccolina, così timida, così imbarazzata. Vi giuro, mi faccio tenerezza, non so, e poi quel video, se notate, ero tipo stranissima e parlavo tipo come se parlassi da sola un po', perché non pensavo di caricarlo, cioè non come se parlassi da sola, ma parlavo e nella mia testa pensavo, tanto non lo caricherò mai. Poi l'ho caricato e sono stata malissimo, mi ricordo ancora quando ho premuto upload, tipo va live, ero fuori di me, cioè avevo proprio paura di beccarmi insulti, eh. E poi invece siete stati tutti carini, vi lasciavate commenti bellissimi. E quindi poi niente, poi è nato questo rapporto e già lo sapete, insomma, poi non ho più smesso. È diventato YouTube per me, più che altro voi che mi seguite siete diventati il mio tutto, la mia family, la mia Kiss Makeup Family. Comunque oggi appunto ricreeremo il mio primo video tutorial di sempre. Anzi, questo è proprio il mio primo video di sempre che era un tutorial. Se avete notato, anche quel tutorial era sui toni del marroncino, del beige, perché ho sempre avuto la fissa per questo tipo di make-up, evidentemente. E quindi oggi ricreerò questo trucco, ma come lo realizzerei adesso nel 2017. Quindi sì, userò colori simili e tecniche simili, eccetera, eccetera, però lo farò come se, appunto, perché con quel trucco oggi non ci uscirei, quindi lo adatterò a oggi e come uscirei oggi. Quindi se avete capito quello che volevo dire, spero, io a volte lo so. Proprio come in quel video, inizio già con la base fatta. Ho soltanto correttore, fondotinta e cipria e invece devo stendere, insomma, tutto il resto naturalmente. In quel video iniziavo con un paint pot della MAC, che in quel video ho usato tipo solo MAC, cioè fissa, proprio mono marca e mono tematica, e ho usato il paint pot Bare Study, che è tipo è un ombretto in crema, io li usavo come primer. Oggi invece utilizzeremo il Makeup Forever Eye Prime ed è sempre una base per gli occhi, solo che questa è opaca. Quella invece era super super shimmer, perché all'epoca usavo solo roba super super shimmer. Vado a stendere il mio eye primer su tutta la palpebra. Ok, come ombretti in quel video utilizzavo i miei vari refill di ombretti MAC e quella palette ce l'ho ancora, ci tengo a sottolineare, ce l'ho ancora, ma oggi voglio utilizzare questa che è la Natural Love che abbiamo scoperto assieme nel video sulla Makeup Collection, l'ho vista, l'ho riscoperta e oggi voglio assolutamente utilizzare lei per questo trucco. Inizio con Heaven, che il primo colore è un beige opaco. Lo stendo su tutta la palpebra, questo ci aiuterà poi a sfumare con più facilità, anche se, ripeto, in quel video non sapevo che cosa volesse dire sfumare, evidentemente. Sempre dalla stessa palette prendo Nude, anche questo opaco. Questo lo useremo come transition color, che andrà a dividere il sopracciglio, la parte superiore, questa, dalla parte inferiore dell'occhio, dove andremo ad applicare gli altri ombretti. Ora, sempre dalla stessa palette, vado a prelevare Honey Pot, questo marrone scuro, anche questo opaco, ma poi userò shimmer, promesso, devo assolutamente usare qualche colore shimmer, perché in quel video appunto tutti i colori erano rigorosamente brillantinati, ma ero convinta che mi stessero bene all'epoca, non so come. Vado ad applicare questo colore solo all'esterno della palpebra mobile, anzi, applichiamolo su tutta la palpebra mobile e poi il colore shimmer lo applicheremo al centro. Lo applico all'interno della piega, ma resto sempre sotto al nostro transition color che abbiamo applicato all'inizio. Ho preso lo stesso colore però con il pencil brush e vado a stenderlo sotto le ciglia. Sfumo il tutto perché così davvero mi sento tipo un panda. Da notare le facce ridicolissime che io facevo in quel video, tipo, oh, perché non mi rendevo conto, cioè sapevo che c'era una videocamera davanti a me, ma non mi rendevo conto evidentemente che poi mi sarei rivista in tutte quelle facce, quindi facevo tipo. E da notare le sopracciglia che avevo in quel video, che erano tipo ad ala di gabbiano, non avevano un angolo. Però le facce devo dire che sono sempre un po' rimaste, perché a volte sono tipo nelle stesse identiche posizioni.
bizzarre. Ok, direi che abbiamo sfumato a sufficienza. Ora, come promesso, al centro della palpebra mobile vado ad applicare un colore shimmer. Questo è Fairy Tale ed è simile al, al colore che utilizzavo, non mi ricordo come si chiama, comunque è simile al colore che usavo in quel tutorial, nel primo tutorial. Stendiamolo al centro della palpebra mobile, vediamo come viene fuori. Non si vede tantissimo, devo dire la verità. Questo colore mi sta un po' deludendo, Too Faced. Mi aspettavo di meglio. Proviamo con Honey Pot, che è tipo shimmer, non ha proprio glitter come l'altro, ma proviamo questo solo al centro. Sì, questo si vede un po' di più. Ora, matita. Allora, in quel video usavo una matita rigorosamente nera, non so perché, ma per anni ho usato solo matite nere, nonostante sulla mia carnagione bianchissima fossero un pochino troppo forti. Oggi invece vado ad usare questa marrone di Make Up For Ever e la Acqua XL Eye Pencil e vado a stenderla, vado leggera. In quel video vi davo tutte le indicazioni su come stendere la matita, se non sapete applicarla andate sottili, piuttosto poi ripassate eccetera, ma io nemmeno io sapevo applicarla benissimo in realtà, ovvero forse sapevo applicarla ma non sapevo sfumarla perché l'ho lasciata lì tipo marchio indelebile grosso. Prendiamo di nuovo il pencil brush e tra l'altro il pencil brush è lo stesso identico pennello che io ho usato in quel video e se non sbaglio anche questo è lo stesso identico pennello che ho usato in quel video, non so se li avevo già colorati di rosa sul manico, però sono gli stessi pennelli MAC, ovviamente non potevo in quel video usare un'altra cosa se non MAC. E se quel video lo pubblicassi oggi nel 2017 avrei 1000 commenti che mi dicono è sponsorizzato dalla MAC, invece lì ero proprio fissata, ero fissata di mio. Vado a sfumare per bene la matita, anche se non c'è bisogno tantissimo perché è marrone, quindi si amalgama bene con gli ombretti. Vedo che comunque le facce sono rimaste, le facce strane che faccio io in videocamera. E a questo punto in quel video io ho detto di aver finito con gli occhi perché il mascara sopra l'avevo applicato, quindi qui ho l'extension, quindi qui teoricamente io sarei a posto. In realtà ora nel 2017 stendo sempre anche il mascara sulle ciglia inferiori, anche perché le mie sono chiare, invisibili eccetera, quindi cozzano un sacco se sopra ho le ciglia nere e sotto niente, quindi vado a stendere il Better Than Sex di Too Faced solo sotto. Notare che nel 2009 io le sopracciglia non le toccavo proprio, cioè già avevano una forma oscena perché le spinzettavo troppo, però c'è da dire che evidentemente mi piacevano perché non le toccavo proprio con la matita, brow, gel, niente di niente niente, e invece per fortuna nel 2017 le definisco con una matita, anche perché cioè lo vedete che non hanno una forma proprio perfetta, sono un po' rade le mie sopracciglia, quindi devo per forza, soprattutto questa, quindi devo per forza delinearle, altrimenti una è, non lo so, ha una forma e l'altra ne ha un'altra, quindi oggi vado appunto a delinearle mentre nel primo video non le ho toccate proprio. Chissà che cosa ne pensavo dei prodotti per sopracciglia, forse li vedevo e dicevo oh, povere sfigate quelle che usano prodotti per sopracciglia. No, sto scherzando, a me non servono, in realtà mi servivano disperatamente, però io forse non sapevo usarli, non mi ricordo ad essere sincera. Ora, io lo so che in quel video non ho applicato né terra, quindi non ho fatto contouring zero, né illuminante, però non riesco a farne a meno assolutamente, e quindi vado a stendere la Hoola, lo sapete questa è la mia terra preferita, con il mio pennello preferito. Indovinate di che cosa si tratta? Ebbene sì, è lui, il pennello a ventaglio che da quando ho provato non ho abbandonato più, e vado a fare un po' di contouring sotto agli zigomi perché veramente, cioè come si fa? Io uscivo senza contouring e non mi sentivo un pesce palla, questo non so come facevo, non come facessi ad uscire senza contouring, perché voglio dire, niente di che, però cioè, non mi vedevo un pesce palla, questo è strano. Ovviamente in quel video applicavo un blush MAC, non poteva essere altrimenti. Oggi invece vado ad applicare, il colore in realtà è molto simile, però questo è il Dandelion Dew di Benefit, è un blush in crema, è... ne basta pochissimo perché è super pigmentato, quindi vado a picchiettarlo
sulle guance. Da notare una cosa che mi ha fatto troppo ridere in quel video è che quando stendevo il blush non sapevo esattamente dove stenderlo. Allora, per intravedere la zona, mi avevano detto che dovevo ridere, e quindi in quel video si vede, ok, sono io tipo super seria, sto facendo tutte le robe, poi a un certo punto dico devo applicare il blush e poi vado a stenderlo esattamente dove si alza la parte quando sorrido, cioè era troppo forte. E dall'altra parte stessa cosa, tipo tutto super concentrato, tutto, e poi ok, applichiamo il blush anche da questa parte, e insomma, cioè veramente io poi non mi sono reso conto, e quando l'ho visto quel video mi sembrava ancora passabile, adesso riguardando indietro, cioè mi faccio delle grosse risate. Anche l'illuminante non avevo idea di che cosa fosse evidentemente in quel video, perché non l'ho steso proprio, cioè neanche menzionato, non esisteva per me l'illuminante. Oggi invece vado a stendere questo che è il Dandelion Twinkle di Benefit. Lo stendo sopra al blush. Ed ora non ci resta che passare alle labbra. In quel video, oh my god, utilizzavo un gloss di MAC che era tipo, ne avevo tipo due mi sembra, e quello era uno dei due, era super glitterato. Allora, a me non stanno benissimo i gloss lucidi, nel senso che preferisco quelli opachi, ma ok, quelli lucidi possono passare. Il fatto è che quelli con i glitter sono veramente la morte, almeno su di me, mi stanno proprio male, e con qualche rarissima eccezione, ma in linea generale mi stanno proprio male. Quindi ho pensato, applico un prodotto liquido per non andare troppo fuori tema rispetto al primo video che ho caricato su YouTube. Oggi userò questo di Kylie Cosmetics, è un matte liquid lipstick in colore Candy K. Questo è tutto per il video di oggi. Guardando il mio primo video, alla fine vi dicevo tipo di iscrivervi, di cliccare subscribe, e tipo non sapevo dove fosse il tasto. E se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi. Il tasto per l'iscrizione dovrebbe essere di là, non sbaglio. E non lo so neanche adesso, certe cose davvero non cambiano, non ho idea di dove sia, però ve lo dico anche in questo video. Allora, iscrivetevi se vi piacciono i video e lasciatemi commenti, eccetera, una roba del genere avevo detto in quel video. Quindi il tasto dovrebbe essere o qua o là o là o là o da qualche parte dovrebbe esserci. Comunque questo era il succo. Quindi spero vi sia piaciuto questo video, davvero. Io vi linkerò il mio primo video qua sotto nel box informazioni se volete vederlo per intero, perché naturalmente in questo video non ho potuto farvelo vedere per intero, ma merita davvero perché era imbarazzante. Ero timidissima, ero piccola e impacciata, e quindi però grazie a voi ho vinto la timidezza, devo dire, non magari il 100% ma il 90% ho vinto la mia timidezza, e questo è davvero tutto grazie a voi. Quindi vi ringrazio tanto di cuore, perché se ci penso, in quel video ovviamente quando l'ho caricato il mio canale aveva 0 iscritti, 0 visualizzazioni, non c'era nessuno che mi seguiva, e io pensavo che sarebbe stato così anche dopo, nel senso non avrei mai pensato che qualcuno mi avesse seguito per davvero. Quindi vi voglio dire che avete realizzato tutti i miei sogni, e sono andata oltre le aspettative davvero con il mio canale, perché non mi sarei mai aspettata niente di tutto ciò. Quindi se potessi tornare indietro al 2009, vorrei andare da quella ragazzina e dirle guarda che non ti preoccupare, avevo un sacco di paure, e vabbè, quando cresci ovviamente poi diventi un po' più sicura e non hai bisogno delle conferme degli altri, ma ti basta essere felice con te stessa. Può essere può sembrare una frase costruita, ma non è così, è la verità. Quindi niente, questo è quanto. Mia family, io vi abbraccio forte, davvero fortissimo, vi abbraccio, vi voglio super bene, e niente, noi ci vediamo alla prossima. Spero vi sia piaciuto questo video, l'ho già detto, lo so, ciao! Ci vediamo al prossimo video.